Project manager possiamo definirlo come un facilitatore dei progetti, si occupa di gestire nella maniera più efficiente possibile le risorse. Nel caso del nostro settore, le risorse sono gli sviluppatori e chi partecipa alla vita del progetto, e quindi ges ne gestisce il tempo e il flusso di comunicazioni anche da e verso il cliente. Spesso erroneamente le figure del project manager e del service manager in azienda sono sovrapposte e fuse. Uno pone l'attenzione sul progetto, l'altro sul team. Innanzitutto il project manager gestisce il budget, fa un piano di lavori e crea il Gantt, redige un report da presentare al business sugli andamenti del progetto, prevede il rischio e cerca soprattutto un compito molto arduo di coordinare tutte le attività dei dipendenti facenti parte di aree diverse all'interno dell'organizzazione aziendale. Il project manager coordina tutte le risorse e fa in modo che vengano raggiunti gli obiettivi del progetto nella maniera più efficiente possibile. Il product manager ha il focus principale sul progetto. Il suo compito è quello di assicurarsi che il progetto vada secondo i piani e che esso venga portato a termine senza problemi. Le competenze del service manager sono molteplici, in particolare ci soffermiamo su quelle che sono le cosiddette soft skills, che sono un po' delle competenze trasversali, ma che in realtà giocano un ruolo fondamentale soprattutto per questa figura. Infatti il service manager è colui che si relaziona ed è in stretto contatto sia con il cliente ma anche con il proprio teamwork. Infatti riveste anche delle competenze di coordinamento, di progettazione, di pianificazione delle attività che vengono in un certo modo assegnate al team di sviluppo. Le capacità che un PM deve avere sono ibride, quindi effettivamente parlare la stessa lingua degli sviluppatori, ma anche avere delle capacità organizzative e comunicative, in modo che appunto tutti siano agevolati nel proprio lavoro.